Marco Merli, insomma, questa stagione si è finalmente conclusa, un lieto fine. È stata una stagione sofferta, però forse anche più bella, e all'ultima giornata si è raggiunto la salvezza, tra l'altro con una bella prestazione, una bella partita. All'inizio dell'anno eravamo convinti di poter fare un percorso diverso, però sai, le cose non sempre sono come si realizzano, come si programmano, ma qualche volta o qualche intoppo, qualcosa va male o magari tutte le cose non vanno come avremmo desiderato, è successo che siamo dovuti ridurre all'ultima giornata per conquistare questa salvezza. Settimana prossima vi incontrerete con Mister. Sì, senz'altro. Noi ci siamo presi grosso modo una settimana di ferie, permettimi, passami il termine. Da lunedì cominciamo gli incontri con tutti, a partire ovviamente dall'allenatore, perché è da lì che si parte poi per costruire la squadra, con la speranza di poter confermare sia l'allenatore quanti più giocatori è possibile. Percentuale di conferma quanto la puoi mettere Ma su Ferican? fosse per me 100%. E poi dipende da Aldo che decide che percentuale ci mette lui, io ci metto il 100%. Si alza l'asticella, sempre un detto famoso, però insomma, dai. Sì, ma in realtà la volontà di alzarla c'era anche quest'anno, anche perché gli investimenti che abbiamo fatto, se si vogliono chiamare investimenti, quelli nei rimborsi, in Sì, realtà va bene. sono spese e basta, Basta, certo. avrebbero detto questo. L'intenzione nostra sarebbe ovviamente di fare una squadra competitiva, di poter salvarsi il prima possibile per poi magari lottare per un obiettivo un pochino più ambizioso, come cercare Non, per non soffrire di come entrare ai quest'anno. playoff, ma soprattutto, come dici giustamente te, di non ridurci a soffrire come abbiamo fatto nell'ultimo mese e mezzo, perché veramente capisco che è stato difficilissimo per i tifosi, e quindi potete immaginare anche quanto lo sia Perché si stato per butta i noi soldi, che siamo certo. a una sola questione soldi, che siamo coinvolti, abbiamo fatto le scelte e che soffriamo come tifosi e forse di più perché ci sono tante altre cose in ballo. Grazie, presto. Prego.